Un consiglio comunale monotematico su quella che è stata l'emergenza che ha visto coinvolto Cava dei Tirreni in tema di incendi. Il piano della protezione civile ha retto. Sì, la protezione civile del nostro comune ha, credo, dato ancora una volta un'eccellente prova di sé. Accanto alla protezione civile vanno ricordati per me tutti coloro, cittadini, volontari, persone che si sono armate della loro buona volontà, della loro passione, del loro amore per questa città e sfidando veramente condizioni proibitive hanno affrontato la montagna, gli incendi, forti, ripeto, della loro passione. Questa attività così meritoria va canalizzata meglio, va organizzata in maniera più sistematica. Per cui è auspicabile che si trovi la maniera di veicolare questo sforzo così meritorio, ripeto, in maniera appunto sistematica e organica all'interno di una struttura che è quella della protezione civile, che ha bisogno moltissimo di supporto e di aiuto. Passata l'emergenza incendio, adesso c'è da affrontare il rischio idrogeologico. È cominciato appunto quello idrogeologico, è stato un battesimo del fuoco questo dell'11 di settembre. Ora è il momento di intervenire con forza, con decisione. Su questo il settore delle opere pubbliche si è già attivato con grande anticipo e dei primi interventi sono già diciamo avviati. Non sono interventi risolutivi perché non abbiamo la pretesa né si può pensare di risolvere un'emergenza idrogeologica che è molto più grande di noi, però dei minimi interventi di sistemazione, di manutenzione ordinaria che è completamente assente all'interno dei versanti sono già in corso di esecuzione. Molto in questo caso a Cava dei Tirreni viene fatto di informazione, si punta molto all'informazione del singolo cittadino. Sì, su questo devo dire partirà, l'amministrazione ha voluto che il prelievo dal fondo di riserva riguardasse anche un'attività informativa e questo ci sarà quindi nei prossimi giorni una campagna informativa dedicata. Però l'appello che credo di dover fare è quello di cercare di potenziare appunto il gruppo dei volontari, perché allargando la rete del controllo, allargando la rete del monitoraggio, noi possiamo essere appunto più presenti in maniera appunto ancora più capillare e possono poi scattare le misure conseguenti. Su questo voglio essere preciso, noi saremo costretti, e l'ho già detto il sindaco, l'hanno detto anche i consiglieri, ad adottare misure che sono sgradevoli, come l'allontanamento delle persone dalle famiglie. Queste sono misure inevitabili, perché non si può pensare che i primi interventi, quelli di manutenzione, possono scongiurare frane più importanti. Per cui nelle zone a rischio, nelle zone di pericolosità e di rischio elevato, scatteranno inevitabilmente gli sgombri, fino a quando non saranno diciamo, eseguiti interventi strutturali che vanno ben oltre le nostre capacità e verranno messi in sicurezza i versanti.